Benvenuti, benvenute in questo video e nella mia abitazione, carissimi amici e amiche. Poiché una di voi mi ha chiesto un video sui Rosa Croce, oggi sono qui a fare questo video, approfittando del fatto che ho deciso di fare anche delle recensioni degli ultimi libri esoterici che ho letto. Quindi oggi vi propongo questo libro di Franz Hartmann, Fra gli adepti, fra i Rosa Croce, le dottrine dei Rosa Croce. Franz Hartmann è stato un medico tedesco che si è occupato della salute non soltanto dei corpi, ma anche dell'anima dei suoi pazienti. È stato segretario di Madame Blavatsky, la fondatrice della Società Teosofica. E tenendo sempre presente il motto della società teosofica, non c'è religione superiore alla verità, è stato uno dei promotori dell'ordine della Rosa Croce esoterica. Allora, c'è un'introduzione dove lui dice che tutti coloro che hanno conosciuto Elena Petrovna Blavatsky nella sua giovinezza sono d'accordo che lei sul fatto che lei fosse una strana santa, tra virgolette, era una figlia della natura, viveva nella natura ed essa in lei. Già dalla prima giovinezza Elena aveva la straordinaria dote di guardare con vista chiaroveggente nell'intimo della natura. Madame Blavatsky aveva questa facoltà in alto grado, già da bambina aveva rapporti con esseri come gnomi, silfi, ondine e salamandre. Oggi la vista astrale non è un fenomeno così straordinario e chi se ne interessa trova notizie nei libri spiritistici e occultistici. E tutta la natura non era per Elena niente di morto o di meccanico, ma un essere vivente e impregnato di spirito. Quando era bambina era la creatura più strana, in cui erano evidenti due nature, come se due esseri vivessero nel suo corpo. Uno era caparbio, cattivo e prepotente, l'altro era mistico e metafisico, come la veggente di Prevost. Quindi lui parla della Blavatsky, è stato segretario della Blavatsky e poi entriamo nel merito delle dottrine rosacrociane. E la Blavatsky fino al suo 25esimo anno era un medium meraviglioso, però mentre i medium spiritici sono del tutto passivi durante le sedute appunto spiritiche e non provocano questi fenomeni ma li lasciano produrre, invece lasciano produrre mediante il loro corpo da forze, da entità che di solito non conoscono. Madame Blavatsky invece conosceva le forze che agivano in tali eventi e li poteva produrre spontaneamente e a suo piacimento. Nella sua prima gioventù era stata strumento di questi spiriti, in seguito conseguì il dominio su di essi e loro divennero suoi strumenti. Questo fu possibile perché Elena aveva la capacità di vederli. Madame Blavatsky, come sappiamo, era una rara personalità. Si trovava a casa propria nel mondo astrale, o detto anche mondo degli spiriti. In lei le forze nascoste erano sviluppate in misura straordinaria. I pensieri erano cose che lei poteva leggere, come se fossero un libro aperto nell'aura delle persone che incontrava. Quindi una grandissima chiaroveggente, gli abitanti soprasensibili del mondo soprasensibile erano per lei visibili e tangibili. Allora, qui davvero c'è molto da dire, ecco, non vorrei fare un lunghissimo video, quindi andrò subito a parlare dei Rosa Croce. Gli antichi Rosa Croce, che fecero parlare molto di sé nei secoli XVI e XVII, sono stati spesso accusati di essere una setta. Si è scritto molto su di loro, si è detto molto su di loro, anche sul web potete trovare informazioni che spesso e volentieri sono delle bufale, perciò cercherò di attenermi nella mia divulgazione a questo libro che è stato scritto da uno di loro. I più, quindi ripeto, vedono nei Rosa Croce una setta segreta di gente superstiziosa che durante il tenebroso periodo del Medioevo cercava il modo di fabbricare l'oro.
Il fatto che sotto il nome di Rosa Croce, purtroppo, lo dice lo stesso Hartmann, è nata una moltitudine di ciarlatani che hanno ingannato se stessi e il mondo. Le persone più illuminate, invece, sanno che fra i tanti falsi Rosa Croce ve ne furono dei genuini e li considerano come un ordine occulto i cui membri si occupano di cose religiose e filosofiche, oltre che scientifiche. Gli storici affermano che quest'ordine, a causa degli elementi impuri che vi si insinuarono, si è sciolto già da molto tempo e che gli ultimi rappresentanti si sono trasferiti in India. I veri Rosa Croce esistono ancora oggi, perché l'essenza di un vero Rosa Croce non consiste nell'appartenere a un'associazione che porti quel nome, ma nel far parte di quella classe di uomini nei cui cuori è sorta la luce divina della conoscenza personale diretta. Per essere tale non importa essere sapiente, essere scienziato, ricco o importante. Questo dimostrano la vita e gli scritti di Bohm. Bohm era un mistico illuminato ed è stato un grande rosacrociano. Pur essendo esteriormente un ignorante ciabattino, pensate un po'. Da lui hanno attinto il loro sapere Schopenhauer e altri famosi pensatori. Un Rosa Croce, quindi, chi è? È colui che è arrivato attraverso il soggiorno dell'uomo animale alla diretta conoscenza dell'uomo divino che abita in lui, quindi dell'angelo nell'uomo. Dal momento che non tutti hanno la capacità di vedere con gli occhi dello spirito, la divinità nell'umanità. In questo senso, anche i Rosa Croce possono essere considerati come un ordine segreto, i cui segni di riconoscimento consistono nelle loro qualità interiori e non sono a tutti visibili. Penso di avervi dato già qualche spunto per capire chi sono i Rosa Croce e cos'è il rosacrocianesimo. Come un morto non può comprendere la vita, così la vita spirituale nell'uomo non può essere compresa in nessun altro modo se non risvegliandola. Chi vuole riconoscere le forze spirituali non le deve cercare con la testa, ma le deve cercare con il cuore e con l'anima. Solo quando l'uomo riconosce che è diventato partecipe della forza di Dio che abita in lui, come di qualcosa di suo proprio, soltanto allora può distinguere il giusto dall'ingiusto, l'eterno dal transitorio e fissarsi stabilmente davanti all'eterno. Allora si solleva sui suoi propri piedi. Tutti noi, infatti, come sappiamo, oltre al guscio esterno, cioè al nostro corpo fisico, abbiamo altri gusci o corpi di cui nulla o poco sappiamo. Ricordiamoci sempre che viviamo in vari involucri per noi invisibili, che non conosciamo e che hanno una propria vita, coscienza e forze speciali, anche se mi permetto di dire che alcuni di noi hanno la capacità di essere consapevoli dei loro corpi astrali. E quando la divina sapienza, quando la consapevolezza del Dio che abita in noi si è svegliata nei nostri cuori purificati, allora si risvegliano con esse, dicono le Rosa Croce, le sue ancelle, cioè le forze divine, le qualità che sono amore, giustizia, pazienza, conoscenza, fede, fiducia, entrano nella coscienza dell'uomo e lo rendono virtuoso, giusto, amorevole, benevolo, casto e modesto. L'uomo propriamente detto, quindi, non deve fare altro che restare nella calma interiore dei suoi sentimenti, estornare tutti i pensieri, le sensazioni, le impressioni che vengono dal regno delle tenebre. E qual è questo regno delle tenebre? Mi dispiace dirlo. Il regno delle tenebre, non dovrei aggiungere questi miei commenti personali, il regno delle tenebre, purtroppo, carissimi, è quello che vediamo agire tutti i giorni nella realtà materiale. E chi è più elevato spiritualmente, riesce a riconoscere le brutture del mondo materiale, ma riesce anche a riconoscere invece la luce che si sprigiona da alcune persone che, come noi, si sono elevati al di sopra di esso. Quindi, ripeto, l'uomo non deve fare altro che restare nella calma interiore dei suoi sentimenti, estornare tutti i pensieri, le sensazioni, le impressioni
vengono dal regno delle tenebre e della passione e che sono d'ostacolo alla diffusione della luce. Ciò viene simbolicamente rappresentato da Erosa Croce con la croce e la rosa. L'uomo è propriamente nella parte sua intima il Prometeo legato a questa vita terrestre, è l'uomo imprigionato in un corpo terreno, tormentato dalle sue passioni, incoronato dalle spine dei suoi errori, condannato a morte e inchiodato sulla croce della sua esistenza materiale. L'esistenza materiale, in effetti, l'esistenza materiale che conduciamo è una croce, lo dicono anche i buddisti, che la vita è sofferenza. Su questo siamo d'accordo in tanti, ecco, sono tanti i movimenti spirituali che ammettono questo, che ammettono che la vita non è un dono, che la vita non è gioia, qui mi fermo. Allora, qui mi fermo e leggo qui l'altro capoverso dove c'è scritto: qui, quindi, nella vita materiale, l'uomo deve rimanere appeso immobile finché la prova è compiuta, ma deve al tempo stesso avere cura della rosa della conoscenza di Dio che è in noi, ecco, perché la conoscenza costituisce la rosa che è in noi e che può renderci la vita materiale degna di essere vissuta. Quindi, nella luce di questa rosa, l'uomo trova il suo rifugio e la conoscenza della sua vera natura. Questo altissimo ideale è la divinità nell'umanità, la divinità nell'umanità, il veramente superiore, liberato dall'illusione della individualità, il divino sé che c'è in tutti gli uomini, sta a noi riconoscerlo, sta a noi esplicarlo. E questo è la guida, è il maestro, che parla al nostro cuore. Dice Hartmann: per tornare alle mie memorie, non ho altro, le memorie ricollegandoci quindi alle sue memorie della conoscenza con la grandissima Elena Blavatsky, lui dice: non ho altro da osservare se non che io appresi le teorie tra i teosofi dell'India, ecco, e la pratica fra i Rosa Croce in Germania. In India, dice Hartmann, dedicai la mia attività allo studio dei vari sistemi religiosi, a paragonarli fra di loro, così come fanno i teosofi, e a rintracciare indirettamente la verità che giace al fondo di tutti quei sistemi. Fra i Rosa Croce mi fu indicato il pensiero che porta direttamente ad afferrare lo spirito della verità. In India ho avuto a che fare con una conoscenza teorica della filosofia yoga. Qui, dello yoga stesso, cioè con l'unione vera e propria, ambedue le cose sono necessarie, perché senza l'esatta conoscenza teorica l'esercizio è difficile. Questo è vero, questo riguarda non soltanto lo yoga, ma un po' tutte le pratiche spirituali. Una volta che noi siamo convinti e studiamo teoricamente le pratiche spirituali, dobbiamo anche metterle in pratica. Io lo so che è molto difficile, io stessa cado e mi rialzo tantissime volte, da 10 anni che compio questo mio cammino spirituale al di fuori della, diciamo, della religione cristiana ortodossa, come sapete. E io cerco la verità con periodi alterni, periodi di abbattimento e periodi invece di risalita gioiosa anche, potrei dire. Dunque, esporrò, dice Hartmann, le dottrine di Rosa Croce, fin dove può arrivare la mia esperienza quindicennale, ecco, e laddove esse non sembrino abbastanza chiare, cercherò di renderle più comprensibili, e questo è bellissimo, con riferimenti alla filosofia indiana e buddista. E qui c'è la parte dedicata alla dottrina di Rosa Croce, ma ripeto, se volete, insomma, io adesso procederò in maniera molto sintetica, vedo che già siamo a 13 minuti, a 14 minuti, quindi penso di aver fatto un'introduzione abbastanza lunga all'essenza del rosacrocianesimo. Quindi adesso esporrò proprio in sintesi alcuni concetti. Poi ripeto, questo libro l'ho preso un po' di anni fa, poi l'ho riletto ultimamente. Edizioni Bis, Blue International Studio, fra gli adepti, fra i Rosa Croce, le dottrine dei Rosa Croce, Franz Hartmann. E l'ho pagato 8 euro, però con degli sconti. Non ricordo più se l'ho preso su Amazon o sul Giardino dei Libri. Penso ci sia in entrambi i siti. Allora, lui inizia adesso a pagina 45, sono in totale 70 pagine, però veramente
veramente dense, pagine importanti, su ogni frase, su ogni periodo ci sarebbe da riflettere e da parlarne a lungo. La verità è no in noi stessi, essa sorge non dall'esterna parvenza, un centro è nel più intimo dell'essere e ivi nella sua pienezza la verità troneggia. Riconoscere è piuttosto un aprire la via per mettere in libertà il celato, un approntare la strada a una corrente di luce, la quale erroneamente ci sembra venire dal di fuori, invece la verità è dentro di noi. Browning. La religione dei Rosa Croce consiste non in una osservanza esteriore, né in un puro ritenere vere certe teorie, dogmi o articoli di fede, ma proviene dalle proprie intime esperienze nella vita spirituale. Queste esperienze consistono in un lento e continuo incremento della diretta conoscenza spirituale interiore dall'interno all'esterno o anche dall'esterno all'interno. Credetemi, non è facile fare una sintesi di questi concetti che sono collegati tra di loro e sono delle perle preziosissime. Ecco, mi piace questo concetto che ritrovo anche spesso nella teosofia. L'intelletto umano non può comprendere l'essenza divina perché essa trascende ogni concetto, ma in questa stessa essenza abita la forza di conoscersi da sé e questa luce cresce e si diffonde, illumina l'anima e l'intelletto umano e vi risveglia la coscienza della sua natura superiore. Questa luce dell'anima è una forza spirituale chiamata dai Rosa Croce fede. La fede è quanto di più caro deve avere un uomo. La fede è la forza di coesione. La divinità, come ci insegna la Bhagavad Gita, dice all'uomo: chi mi ama sopra ogni altra cosa entra in me e la mia onnipotenza diventa di sua proprietà. La divina autocoscienza, cioè la fede che scorga dall'amore costante per la verità, non è variabile. Chi l'ha raggiunta una volta non può più perderla interamente, questo è bellissimo, perché essa è l'eterno stesso dell'uomo che sente e riconosce l'eterno. Quindi la fede è già in noi, in un certo senso, sta in noi riconoscerla e attivarla, questo è bellissimo. L'anima viene così innalzata dal basso verso l'alto e dall'alto all'altissimo quando essa supera la resistenza della sensualità. La filosofia indiana parla di vari stati di coscienza, piani di esistenza per i quali lo spirito umano deve passare, l'anima umana crescere per arrivare alla conoscenza diretta della somma esistenza. I Rosa Croce, in corrispondenza a tutto quello, in corrispondenza a tutto quello che ho detto finora, mediante la loro esperienza interiore, hanno 12 gradi di fede o della coscienza dell'anima. Allora, questi 12 gradi sono qui, non voglio leggerli in dettaglio, vi accennerò, ve li elencherò e basta. Allora, il primo grado è il seme, il secondo la nutrizione, poi c'è la conoscenza, la purificazione, la trasfigurazione, la morte mistica, la giustizia, l'iniziazione o consacrazione, la rinascita e infine... Non infine, scusate, continuando la visione spirituale, l'armonia o unificazione e Dio, cioè la perfezione, perché l'uomo infine diventa uno con Dio e nello spirito di lui e nello spirito di lui. Alla fine, proprio qualche altra riga, ma ripeto, ci sarebbe ancora tanto da leggere, da commentare. Ora si comprende che i Rosa Croce non si occupavano tanto di investigazioni intellettuali o di vuote erudizioni, quanto piuttosto della divina conoscenza diretta e della forza della vera fede che porta a questa conoscenza. Bene, carissimi, io vi saluto. Magari non sono entrata in merito di alcuni concetti dei Rosa Croce che magari mi interessavano meno, perché io... In modo molto immeritato, mi definirei una teosofa, anche se teosofia e rosacrocianesimo per molti aspetti sono simili. Quindi io ho letto ciò che più, istintivamente ciò che più mi interessava e che rientra anche nel sapere teosofico, però ho letto anche alcuni concetti base
del rosa crocianesimo. Quindi vi ripeto, c'è tanto in questo libro, davvero ve lo consiglio per ampliare le vostre conoscenze spirituali. A presto con altri video, recensione di altri libri, di altre correnti spirituali. Un abbraccio fraterno a tutti voi dalla vostra Patria.